19 maggio 1925. Nasce a Omaha, in Nebraska, Malcolm X, al secolo Malcolm Little. Malcolm ha un'adolescenza difficile, fra lo spaccio di droga, le rapine, la prostituzione e il gioco d'azzardo. È per questo che Malcolm X viene arrestato e condannato a 10 anni nel 1946. In carcere viene a conoscenza della Nation of Islam, una setta islamica militante che predica per i neri d'America il rifiuto delle proprie radici di schiavi attraverso la conversione all'Islam e la creazione di una nazione nera all'interno degli Stati Uniti. Uscito dal carcere nel 1952, Malcolm X si unisce alla Nation of Islam, diventandone uno dei membri più importanti. Nel 1964, Malcolm X annuncia pubblicamente la sua separazione dal movimento, in seguito a una sempre più marcata divergenza di idee con i vertici dell'organizzazione. È proprio la setta islamica che commissiona l'assassinio di Malcolm X, avvenuto il 21 febbraio 1965 a Manhattan. La cosa che ho più viva nella memoria, che più ricordo della mia giovinezza, è quando la nostra casa fu bruciata, nel Michigan, dal Ku Klux Klan. A quel tempo noi vivevamo in un quartiere bianco. Anche allora, come adesso, i bianchi, la società bianca, era contraria ad ogni forma di integrazione. E così hanno incendiato la nostra casa e ci hanno costretto ad andar via. Questo non accadeva nel sud, ma nel Michigan, uno degli stati più a nord di questo paese. E solo i bianchi che io conosco sono quelli che ci hanno rapiti e portati in questo paese come schiavi. Ci hanno fatto lavorare nei campi come cavalli per 400 anni. Ci hanno venduti come loro proprietà per 350 anni. E negli ultimi 100 anni si sono comportati da ipocriti, cercando di far pensare al mondo che noi siamo stati liberati. Non c'è nessun bianco per il quale provi qualche simpatia. L'esperienza che abbiamo fatto in questa società bianca non ci permette di camminare per cercare qualche uomo bianco verso il quale dirigere la nostra ammirazione. Il problema non è problema di individui, è collettivo, è problema generale. Le buone parole di una o due persone bianche non bastano, nemmeno il comportamento di una o due persone. Noi guardiamo tutta la collettività, noi guardiamo tutto il problema.